Escono dal carcere delle Novate le due educatrici arrestate giovedì per i presunti maltrattamenti nei confronti dei bimbi del nido Farnesiana. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Bersani, ha convalidato i due arresti, ma ha disposto la misura dell'obbligo di firma per entrambe. Le educatrici hanno 30 e 53 anni e secondo i carabinieri avrebbero maltrattato i bambini di una sezione del nido, schiaffi e strattoni ripresi dalle telecamere nascoste dagli stessi militari. Entrambe le educatrici sono state detenute alle Novate dal momento dell'arresto, avvenuto lo scorso giovedì, a oggi. Ora per loro è stato disposto l'obbligo di firma, ovvero l'obbligo di presentarsi periodicamente presso la polizia giudiziaria. Questa mattina all'interrogatorio di garanzia entrambe si sono avvalse della facoltà di non rispondere. 4 giorni di detenzione hanno provato molto la nostra assistita, che intende spiegare la sua posizione in futuro a mente più serena, ha affermato al riguardo Luigi Alibrandi, che difende la 53enne insieme al collega Vittorio Antonini. Riteniamo necessario acquisire tutti gli atti dell'indagine e da quel momento valuteremo la linea difensiva e il comportamento processuale, dichiara invece Monica Magnelli, avvocato della trentenne. Anche la mia assistita è provata, mi auguro, ha concluso Magnelli, che riacquisisca lucidità per affrontare serenamente l'impostazione della sua difesa.